Come l'anno scorso, meglio dell'anno scorso. Proprio come 12 mesi fa, è una Juventus che celebra il 1° novembre, anniversario della sua fondazione, avvenuta nel 1897, dopo una grande vittoria a Milano, questa volta sul campo dell'Inter. 114 anni fa nasceva il mito bianconero, su una panchina di Corso Re Umberto, uno dei viali nobili, nel centro di Torino. Qui vi si ritrova un gruppo di amici uniti dalla passione per il football, quel gioco così speciale, da poco importato dall'Inghilterra. C'è un'idea che li stuzzica, fondare una società sportiva che proprio il football abbia la sua ragione d'essere. I ragazzi studiano al liceo classico Massimo D'Azeglio, sono istruiti e il più grande tra di loro non supera i 17 anni. Per questo il nome che scelgono in latino significa gioventù, quel nome è Juventus. È il 1° novembre del 1897, loro ancora non lo sanno, ma hanno dato vita ad una leggenda. Per questo 114esimo compleanno ci sono tanti motivi per cui rallegrarsi. Ovviamente la testa solitaria della classifica in campionato, ma anche la presenza del nuovo Juventus Stadium, inaugurato un paio di mesi fa. Festa e ricorrenza. Il 1° novembre è una data importante anche per il presidente Andrea Agnelli e la sua famiglia. Nel 1934 nasceva suo papà, il compianto dottor Umberto. La sensazione è sempre di una grande emozione, di una grande soddisfazione, perché far parte di questa grande società credo che sia un orgoglio per tutti noi che possiamo rappresentare questi colori bianconeri. È logico, io ho avuto la fortuna di poter indossare questa maglia da giocatore, sono riuscito a fare veramente molto bene, a passare nella storia, a cercare di vincere qualcosa di importante con questi colori. Ci sono riuscito, credo di averlo fatto anche da protagonista, e tornare qui da allenatore è sicuramente per me una grandissima soddisfazione. Adesso c'è un compito difficile, poter trasmettere a questi ragazzi la mentalità vincente di questa grande società, cercargli di fare capire soprattutto i veri valori, non solo in campo ma anche cosa voglia dire indossare la maglia bianconera. Con la direzione di gara dell'arbitro bolognino e il montaggio di Alessandro Morbidelli, partiamo dal 9° minuto del primo tempo, e cioè da una fuga di Tacchinardi. Il tocco era di Inzaghi, poi il tiro di Conte e la parata centrale di Ferron. Insiste la formazione di casa con un calcio di punizione di Del Piero. La parabola e il colpo di testa di Conte, il più pericoloso dei primi minuti, e ancora la presa di Ferron. Adesso Montero. Il suo lancio in avanti nella direzione di Inzaghi, lo stop. All'indietro per Tacchinardi. Pallone alzato da Sakic, colpisce Inzaghi ed è gol. 34esimo minuto, Juventus 1, Sampdoria 0 e gol di Inzaghi, che non segnava da un mese e che proietta la Juventus in testa alla classifica. Determinante, come vedete, l'errato rinvio di Sakic. In questa prima parte della gara, un fallo su Ortega Costa e il cartellino giallo al diffidato Montero, che sarà perciò squalificato. Ed ora passiamo alla ripresa, con Inzaghi che controlla la palla, filtra fra Sakic e l'Assisi, ma in questo caso non ottiene il calcio di rigore. Entrano Blanchard e Caté al posto di Pessotto e Balleri, sicché Di Livio e lo stesso brasiliano Caté diventano avversari diretti di fascia. Attacca la Juventus con Inzaghi, posizione di ala destra, ha lasciato in mezzo Del Piero. Respinta di l'Assisi, ancora Conte, implacabilmente calcia e in due tempi è la presa di Ferron. Avanza Tacchinardi, davanti per Del Piero che temporeggia. Aspetta in pratica lo scatto di Di Livio. Ecco il duello di Livio-Caté, e con Caté che pasticcia, Di Livio assist Inzaghi ed è ancora gol. 14esimo minuto, Juventus 2, Sampdoria 0. E seconda rete di Inzaghi, che risponde al fratello Simone in gol a Piacenza e che, pensate, realizza la sua 7ª rete in Serie A contro i blucerchiati, quasi un fatto personale. Nello sviluppo dell'azione si vedono in parte Caté che cade da solo e in parte una spinta di Di Livio. Cerca di reagire la Sampdoria con Ortega, la serpentina del sudamericano, poi Palmieri, il tiro e la deviazione in angolo di Peruzzi. Ora si invertono le parti fra i due giocatori. Viene servito, infatti, lo stiamo per vedere, Palmieri. Il suo controllo, il tiro cross, e non ce la fa per un nulla ad allungarsi sulla sfera proprio Ortega. La Juventus con Blanchard, Tacchinardi oggi ispiratissimo negli assist, Inzaghi conclusione, grande deviazione in angolo di Ferron. Al 27esimo entra Fonseca al posto di Del Piero in vista della sfida contro l'Atletico Bilbao, in una partita in cui escono anche Di Livio, Legle e Ficini, avvicendati da Mirkovic, Sgro e Jacopino. L'ultima occasione è per i padroni di casa e la vediamo.
Il lancio in direzione di Blanchard, colpo di testa. Lo scatto in area di rigore di Inzaghi e questa volta non ce la fa a calciare a rete.